No, adesso sì. Adesso abbiamo cercato appunto di dare l'idea soprattutto della complessità di questo tema nella misura in cui si adotta una prospettiva soggettiva, perché dal punto di vista oggettivo, come si è detto, il tempo è risolto matematicamente da Newton in poi nel movimento, quindi in un calcolo matematico che non costituisce problema. Chi soprattutto nell'età moderna ha insistito su questa contrapposizione tra tempo oggettivo, tempo della scienza e tempo, come lui dice, della vita o della coscienza, è stato Bergson, di cui appunto abbiamo citato questa frase: il tempo della coscienza è un arrotolarsi continuo come quello di un filo su un gomitolo. Infatti, gli dice, ci sono la confusione sulla concezione del tempo nasce proprio anche dall'equivoco e dalla confusione tra le due facoltà fondamentali della mente umana, l'intelligenza e l'intuizione. L'intelligenza ha un valore analitico e anche funzionale, perché circoscrive il suo campo di indagine e risolve il problema che si propone di risolvere. Però è limitativo, è limitante, mentre l'intuizione, da Pascal in poi, cioè, ha un significato molto più comprensivo, sorretto da quel sentimento che li chiama di simpatia per l'oggetto, cioè quello slancio che porta, attraverso un'esperienza immediata, a cogliere anche tante sfumature che la disposizione puramente, l'interesse puramente cognitivo non riesce a penetrare. E già qui abbiamo anticipato quello che sarà un concetto fondamentale della psicologia della forma, cioè il tutto non è semplicemente la somma delle parti, ma è sempre un quid, un qualcosa di più. E nasce proprio da questa consonanza della mente, dello spirito con il tema o la persona che si vuole conoscere. Quindi, da questo punto di vista, solo attraverso l'intuizione noi possiamo cogliere la vera realtà del tempo, che non è una pura successione di momenti identici, inerti, indifferenti, che si possono immaginare spazializzati su una linea che non ha inizio e fine, e anche reversibile, perché come in un esperimento scientifico noi possiamo riportare indietro le varie successioni e ripeterle. Il tempo della vita, cioè il tempo della coscienza, è invece durata. Non è un puro succedersi, ma è un sovrapporsi di momenti, un compenetrarsi di varie esperienze soggettive, esperienze della coscienza. E quindi soltanto in astratto noi possiamo parlare di un passato, di un presente, di un futuro. Nella concretezza dell'esperienza soggettiva abbiamo solo questo fluire, questo amalgama, come gli dice, di momenti che convergono in questo presente ricco e profondo della personalità. Quindi la coscienza svolge la sua funzione nel tempo. Anzi, la coscienza è proprio il tempo, la temporalità, che struttura anche l'identità soggettiva. Quindi egli si serve anche di metafore abbastanza suggestive. Dice, chi da un punto di vista cognitivo volesse concepire il tempo si comporta come se di fronte a una pellicola fotografica si volesse cogliere la finzione del movimento dall'analisi del singolo fotogramma e non dal libero scorrere e fluire ininterrotto di questi momenti in una unità indistinta. Quindi il tempo fa riferimento alla memoria involontaria, distingue il ricordo, che ha una finalità pratica, quindi è un'esperienza fondamentale per costruire qualunque conoscenza, può essere attivato quando si vuole, così. Mentre la memoria è molto di più, è questo patrimonio, è questa realtà creativa e ricreativa che fa parte dell'individuo, per cui il passato non esiste, il passato è ricreato continuamente dal soggetto. Quindi è più possibile fare un paragone più alle note di una melodia. Basta che il soggetto si astragga da se stesso, ecco che vede, sente questo flusso di coscienza, sente questo interrotto fluire del suo tempo, che è la sua stessa vita interiore. Quindi la memoria, la coscienza è rappresentata anche come un cono rovesciato. A livello più basso abbiamo le percezioni, quelli che Tnunk
dell'empirismo. Per Hume la memoria era solo una riproduzione passiva di queste percezioni. Qui abbiamo invece una memoria che ha un valore di filtro, di elaborazione delle esperienze e soprattutto si sottolinea qualche cosa che non viene mai interrotto, no? Il soggetto non può sradicarsi dal suo passato, ma il passato non è più tale perché i momenti, i nuovi momenti richiamano i momenti antecedenti, li arricchiscono, li rilanciano in questo slancio senza fine, in questa unità progressiva che è la vita della coscienza. Ora, la filosofia bergsoniana ha influito profondamente su tutta la cultura del Novecento, in particolare sulla letteratura. Infatti si parla di bergsonismo in questo senso. Infatti vediamo come il romanzo del Novecento non è più, a differenza di quello dell'Ottocento, di quello precedente, ha un tempo narrativo completamente nuovo e diverso. Anche il tempo narrativo è importante da considerare perché attraverso questa diversa concezione della temporalità noi possiamo avere anche una diversa modalità di presentare i nostri stessi ricordi, che sono poi un tempo da noi narrato. Quindi, mentre il romanzo dell'Ottocento era presentato attraverso la voce di un autore fuori campo, in terza persona, che era attentamente attento a queste coordinate temporo-spaziali, viceversa, e anche i personaggi avevano una sostanza, una struttura monolitica, una coerenza anche esteriore, no? Tipologica. Qui invece vediamo, anche a partire da Proust, che ha dei contatti, ha molte analogie con Bergson e anche molte differenze, tanto che uno è filosofo, l'altro vede dal punto di vista più del sentimento e più estetico questi problemi. Comunque anche vediamo come il tempo diventi una ricerca, e la ricerca del tempo perduto significa anche una dialettica, no, dal nostro punto di vista, quindi vi è una contraddizione, perché non è mai il tempo che viene ricercato, che viene rinvenuto, è sempre un problema che il soggetto deve affrontare, questo soggetto e questo io che sfida tutti i limiti, tutte le aggressioni che il nostro tempo può subire, quindi il problema dell'alienazione, dell'offuscamento dei ricordi, e la personalità deve lottare quindi con se stessa per mantenere questa sua coerenza interiore, per non diventare una pura personalità artificiale ed esteriore. E quindi quello che in Bergson sembrava più un problema già risolto attraverso questo slancio creativo è sottolineato dalla letteratura anche come presenta degli aspetti problematici. Anche il linguaggio deve adeguarsi, quindi non è più un linguaggio discorsivo, piano, così, ma è un linguaggio nervoso, un linguaggio che esprime piuttosto un vortice di emozioni, e quindi vi è anche lo sforzo della scrittura di seguire questo andirivieni della memoria, queste illuminazioni, quelle che Proust chiama le intermittenze del cuore, queste parlare per approssimazioni, ripercussioni, questo ritornare al passato e dal passato essere riportati al presente, perché il presente rinvia al passato e viceversa in questo flusso della coscienza. E tutto questo, quindi, per Proust sono molto importanti le percezioni visive, acustiche, ma soprattutto quelle olfattive, che hanno questa grande potenza di essere alleati della memoria, quindi servono a costruire questo grande edificio della memoria. E di interessante c'è questo fatto che ricordare qualcosa è veramente ricreare questo qualcosa, quindi la vita si conosce, si dice, anche soprattutto quando la si ricorda, perché essa viene rivalutata, rivissuta attraverso questo filtro, questa elaborazione della propria memoria, della propria attività di rielaborare, e quindi questa memoria ci restituisce un passato ripensato che diventa un tempo ancora da vivere, quindi un tempo ricreato e proiettato verso il futuro. Quindi si può dire che si ha una vera conoscenza di qualcosa soprattutto quando la si ricorda. Come dice Pascoli, appunto, il ricordo è poesia perché è una creazione, e la poesia non può essere se non un ricordo. Quindi questo ricordo naturalmente non in senso puramente cognitivo, ma in questa particolare accezione.
naturalmente a questa nuova concezione anche del tempo e quindi poi anche della letteratura, oltre l'influsso di Bergsone, è importante anche l'influsso della psicanalisi in quegli anni, quindi del metodo delle associazioni libere, per il quale il soggetto è invitato a uscire da queste coordinate così tradizionali del tempo. Le sue associazioni sono proprio questo così, far emergere il suo eterno presente, che può richiamare il passato, e è un passato che non è mai quello di ieri, non è una pura riproduzione, ma è un passato che in qualche modo egli sta rivivendo. E questo materiale, che può sembrare caotico, slegato, dobbiamo presupporre che possa, attraverso questo lavoro introspettivo, essere ricostruito per trovare questo nesso che è temporale ed è anche logico. Questo flusso di coscienza che nell'età moderna era tema della letteratura, successivamente si perderà anche questo riferimento ad un io narrativo. E infatti abbiamo quel deragliamento dei sensi che fa parte della poesia dei decadenti, in cui il tempo assume un aspetto addirittura allucinatorio, non vi è più distinzione tra soggetto ed oggetto, ma ecco che si dice la natura è una foresta di simboli e il poeta è qualcuno che deve dare voce a questi messaggi cifrati, quindi si scardinano completamente tutti i riferimenti alle tradizionali schemi spaziali, temporali, tutto l'inconscio è fuori, il soggetto si immerge in questo magma dell'inconscio e il tempo assume questo aspetto allucinatorio. Quindi da questo punto di vista noi possiamo così valutare come si sia passati come questa sia anche una reazione estrema a quell'oggettivismo spersonalizzante che lo scientismo dell'Ottocento e anche precedente aveva adottato come interpretazione del tempo, e poi il tempo come enigma, il tempo come grande dramma esistenziale sarà riportato proprio dall'esistenzialismo. Il mio intervento sarà più settoriale, perché la dottoressa Andreucci mi ha parlato dal punto di vista filosofico e anche dal punto di vista letterario. Il mio invece sarà soltanto un intervento filosofico. Non c'entra quello non c'entra questo. Dica pure. Cerchiamo di. Parlerò del tempo in Heidegger, e come vedremo ci saranno anche, diciamo, molte analogie tra la concezione del tempo di Heidegger e quella di Bergson, pur in un quadro, in una cornice che sono molto diverse. E direi che le analogie sono un prodotto dei tempi. E la reazione al positivismo, la reazione a tutta una serie di elementi che caratterizzano i primi del Novecento. Queste due filosofie, quella di Bergson e quella di Heidegger, sono filosofie coeve per certi aspetti, cioè coeve perché hanno vissuto i loro autori i drammi della Prima Guerra Mondiale, il dramma della pausa tra le due guerre, quello della Seconda Guerra Mondiale, la barbarie nazista. Hanno avuto però delle reazioni molto diverse. Bergson non volle neppure essere battezzato per il timore che si dicesse che abbandonava la barca nel momento in cui essa era più in pericolo. Di Heidegger invece, il comportamento di Heidegger è stato invece diverso. E vorrei cominciare proprio parlando di uno scolaro di Heidegger, Levitt, il quale disse che per capire Heidegger e la sua filosofia bisogna riandare all'espressionismo dei primi del Novecento, perché proprio l'espressionismo ci ha mostrato il disfacimento della vecchia Europa,
un'Europa in cui a dominare era il calcolo, la tecnica. Levitt era stato, ripeto, scolaro di Heidegger, ma non gli perdonò mai l'adesione al nazismo. Come scrive in un libro, la mia vita in Germania prima e dopo il 1933 si trasformò Levitt in un critico feroce di Heidegger, addirittura esagerando per certi aspetti, ritrovando già nella filosofia di Heidegger i prodromi di quell'adesione al nazismo che poi ci sarebbe stata. Certo, neanche noi possiamo perdonare ad Heidegger alcuni atteggiamenti, ma soprattutto il famoso discorso rettorale del 33, che si intitolava L'autoaffermazione dell'università tedesca, in cui chiaramente Heidegger dice che il rinnovamento, la risurrezione anzi della Germania può avvenire soltanto ad opera dei giovani educati dall'università e sotto la guida del Führer, cioè era chiaro insomma la sua adesione. Eppure questo filosofo è autore di uno dei libri più interessanti del Novecento, Essere Tempo è del 1927, ma credo che sia una delle opere davvero più rivoluzionarie anche del Novecento. E la critica, la reazione allo scientismo, la reazione al positivismo, non fu soltanto appunto una reazione a una filosofia, perché si parlò poi di crisi addirittura della civiltà in quegli anni, e quando si parlava di crisi della civiltà si intendeva la crisi della civiltà occidentale. E per crisi ne parlarono gli scrittori, sì, d'accordo, i filosofi, ma anche gli scrittori, i poeti, gli uomini politici, gli scienziati. E d'altra parte il contesto in cui queste novità, tra virgolette, emergevano era un contesto estremamente preoccupante, perché c'era stata una guerra terribile, scoppiata dopo, quando l'Europa aveva vissuto un secolo di pace, tutto sommato, tutto l'Ottocento. E poi c'era stata la rivoluzione russa, l'avvento del comunismo, una crisi economica senza precedenti, quella del 29, nata proprio quando addirittura negli Stati Uniti si diceva questo sarà il secolo che sconfiggerà per sempre la povertà, invece la povertà era dietro l'angolo, insomma. Ecco, dunque, questa fu la reazione a un modello di civiltà. A un modello di civiltà che anteponeva i rapporti economici a quelli umani, a un modello di civiltà in cui sembrava che quei valori estetici, etici, religiosi andassero perdendosi. Una civiltà in cui iniziavano quegli elementi che poi noi conosciamo molto bene: l'atomizzazione della vita sociale, l'onnipotenza del denaro, la disumanizzazione del lavoro. Io, mentre preparavo appunto questi pochi appunti, ripensavo a qualche cosa che mi ha sempre convinto, cioè il fatto che i passaggi da un secolo all'altro sono sempre passaggi estremamente critici. Basta, pensiamo ai nostri, i tempi che noi stiamo vivendo, tra l'Ottocento e il Novecento, e prima del Novecento, crisi senza precedenti. E dal punto di vista filosofico, dicevamo, i due autori, Bresson e Heidegger, sono coevi, e presentano anche delle analogie, che sono le analogie dettate dal tempo, dai tempi in cui vissero. Nel 1965 Heidegger partecipò ad un congresso. Il pubblico era costituito da scienziati, psichiatri e medici, e in quel congresso disse alcune cose estremamente importanti per quanto riguarda la sua concezione del tempo, cioè la novità straordinaria, rivoluzionaria per certi aspetti con cui egli affronta questo tema. Del resto Heidegger è rivoluzionario perché, voglio dire, ha riportato al centro dell'analisi un tema antichissimo e che per 50 anni era stato dimenticato, cioè il tema dell'essere. E da Parmenide in poi la filosofia si è sempre confrontata con questo tema, ma poi sembrava che, voglio dire, fosse un tema anche dimenticato o addirittura considerato poco importante.
In questo congresso Heidegger dice: vedo che nell'orologio sono le 11 di sera. Dove è qui il tempo? Sta nell'orologio? Si dice il tempo viene esperito nel movimento delle lancette dell'orologio. Ma com'è allora se l'orologio si è arrestato? Anche in tal caso, con l'arrestarsi dell'orologio, il tempo non è affatto svanito. Solo non posso dire più che ora era. Ripeto, era il 1965, ma in realtà la critica alla visione scientifica dei problemi Heidegger l'aveva iniziata molto tempo prima, addirittura prima del 27, prima della sua opera, secondo me la sua opera maggiore, perché la sua critica alla visione scientista era incentrata soprattutto su un problema, su un aspetto, cioè la scienza non è in grado, non può andare a fondo dei problemi. La scienza non può cogliere l'essenza di un problema. E infatti diceva sempre in quell'occasione, la fisica non può in quanto fisica affermare nulla a proposito della fisica. Tutte le asserzioni della fisica parlano il linguaggio della fisica e la fisica stessa non può mai essere oggetto di un esperimento fisico. Resta dunque chiaro che le scienze non possono rappresentare se stesse come scienze con i mezzi della loro teoria e con i procedimenti propri della teoria. Perché la scienza non può spiegarci, non può chiarire che cosa è il tempo? Perché Heidegger dice che la scienza misura il tempo, ma misurarlo significa già presupporlo. La scienza vede il tempo come una serie di adesso, come una serie di ora, che non hanno né inizio né fine. D'altra parte anche la visione quotidiana, la concezione quotidiana che noi abbiamo del tempo è simile, perché noi diciamo ora, diciamo poco fa, diciamo tra poco, cioè il tempo è per noi come una serie interminabile di avere il tempo, e invece scrive Heidegger, ed ecco andiamo ora a essere tempo, non è assolutamente così. Essere tempo è un libro strano, secondo me, strano perché il contenuto è il tema dell'essere, vecchio quanto la filosofia. Lo stile enigmatico, oracoleggiante, difficile, eppure la cosa, ecco, strana di nuovo, è che i giovani lo amarono molto. Levitin era stato entusiasta, dopo poi diventerà critico del suo maestro. I giovani lo amarono molto, lo amarono perché videro in questa analisi apparentemente senza tempo, videro invece riflessi i problemi del loro tempo. Lo amarono molto perché era un libro che metteva al centro il tema dell'esistenza. Era un libro che andava a fondo dei problemi. Ecco, in Essere tempo, infatti, il tema centrale è il senso dell'essere, del Dasein o dell'esserci. Chi è l'esserci? L'esserci è il soggetto che si pone la domanda, sull'essere, l'uomo. L'uomo che nella sua quotidianità, nella dispersione quotidiana, come dice Heidegger, non si comprende perché vede se stesso soltanto dalla parte del mondo. Ecco, l'altra novità di Heidegger è quella di considerare il rapporto uomo-mondo non più da un punto di vista teoretico, gnoseologico, conoscitivo. Non è questo quello che gli interessa, anche perché dice che il rapporto teoretico, la prospettiva teoretica nel rapporto uomo-mondo è invece secondaria. E l'atteggiamento fondamentale invece è il prendersi cura. La struttura fondamentale del Dasein è prendersi cura, il prendersi cura delle cose in quanto sono da lui utilizzabili, ma un essere con. Il Dasein è un essere con, un esserci con gli altri, un esserci, cioè in qualunque modo poi si curi degli altri, il Dasein, l'esserci, anche quando se ne disinteressa. Ma in realtà è sempre un prendersi cura degli altri. E qual è la situazione dell'esserci nel mondo? Heidegger la chiama la effettività, per indicare che l'esserci nel mondo è un essere gettato. Ma gettato perché
noi ci ritroviamo, cioè voglio dire, in un luogo che non abbiamo scelto, in un tempo che non abbiamo scelto, tra due, in un orizzonte temporale che è limitato da due date, quella della nascita e della morte, che non abbiamo scelto. In questo senso l'esserci è un essere gettato. E il prendersi cura è la temporalità. Ecco il tema del tempo. La temporalità è proprio il prendersi cura che l'esserci ha nei confronti degli altri esserci. E l'orizzonte temporale è la morte. La morte è la possibilità delle possibilità. Heidegger dice: finché resta una possibilità, tutte le altre possibilità sono possibili. E quando non è più una possibilità, tutte le altre possibilità chiaramente vengono azzerate. Ma la morte, dice Heidegger, non è il decesso. Cioè la morte non è qualche cosa che arriva, non è qualche cosa che, non so, a un certo punto, no, interrompe la vita. Anche se Heidegger non ha mai pensato né al suicidio e neppure al fatto che, siccome si muore, bisogna azzerare l'attività, ma neanche per sogno. Per Heidegger, come dire, la morte è la possibilità propria dell'esserci. In questo senso l'altra forma con cui Heidegger parla dell'esserci è non solo un essere gettato, ma è un essere per la morte. Ecco, essere per la morte, perché è l'orizzonte della temporalità l'esserci per la morte. D'altronde, dice Heidegger, quando la voce della coscienza ci richiama all'esistenza autentica, e che cosa vuol dire che ci richiama all'esistenza autentica? Ci richiama al fatto che ci riconosciamo come un essere per la morte. E d'altronde ci allontana dalla... richiamarci all'esistenza autentica significa richiamarci da quella che è la vita quotidiana, la deiezione, come dice Heidegger, la chiacchiera, la curiosità, il si dice, il si fa, cioè la dispersione, insomma, no? La dispersione nel mondo. E Heidegger scrive: la morte si rivela come la possibilità più propria, incondizionata e insuperabile. Questa possibilità più propria, incondizionata e insuperabile, l'esserci non se la crea accessoriamente e occasionalmente nel corso del suo essere. Se l'esserci esiste, è già gettato in questa possibilità. Io ricordo spesso quello che diceva il mio maestro, che era all'università, che era Sciacca, il quale, credo in Morte e Immortalità, uno dei suoi libri, scriveva che noi facciamo tanta festa, no? Quando nasce un bambino, siamo molto contenti. In realtà però non ci fermiamo mai a pensare che questo è un nato morto, scriveva Sciacca. Che terribile in effetti a pensarci, no? Però insomma, Heidegger dice la temporalità si innesta qui, perché la temporalità nell'esistenza autentica, cioè in cui l'esserci si riconosce come un essere per la morte, la temporalità non è, si temporalizza, è un esserci che si temporalizza, e qui di nuovo il discorso con Bresson, nel passato, nel presente e nel futuro. L'esserci è il tempo, non ha il possesso del tempo, perché è il tempo. Nel momento in cui si progetta, e l'altra espressione che usa Heidegger per indicare l'esserci è progetto, nel momento in cui si progetta verso il futuro, si riconosce come un progetto, d'accordo, un progetto gettato, però sempre un progetto. Cioè il riconoscimento dell'essere, che l'esserci fa come un essere per la morte, è quella che Heidegger chiama la decisione risolutrice e anticipatrice, che è importante sottolineare perché ancora una volta racchiude il tema del tempo. L'anticipazione risolutrice, scrive Heidegger, non è altro che il futuro unico e autentico del proprio esserci. Cioè ciò che è importante è il futuro, dice Heidegger. Nel precorrere, l'esserci è il suo futuro.
e precisamente in modo da ritornare in quanto essere futuro sul suo passato, sul suo presente. L'esserci compreso nella sua estrema possibilità di essere è il tempo stesso e non è nel tempo, cioè l'esserci non è nel tempo, l'esserci è il tempo, in quanto l'esserci è progetto, è poter essere. Soltanto in questa maniera si può affrancare dalla deiezione, dagli equivoci, dalla mondanità, ed è libero della libertà più autentica, secondo Heidegger, che è l'anticipazione della morte. E, certo, è l'angoscia che ci richiama la voce della coscienza. Perché in realtà l'angoscia nullifica una vita dispersa, una vita deietta, una vita sperduta nella quotidianità. E qui si ritrovano anche quegli elementi che hanno fatto parlare di rinascita kierkegaardiana, perché già era stato Kierkegaard a dire che è l'angoscia che è diversa dalla paura, intanto, perché la paura è paura di qualche cosa di determinato, il lampo. Prego di scusarmi, mi sono dimenticata di spegnere. Perché appunto la paura è la paura di qualche cosa determinato, si ha paura del fuoco, si ha paura del lampo, si ha paura del tuono, ma quando il tuono non c'è più, la paura non c'è più. L'angoscia, no, l'angoscia è un'altra cosa, proprio perché c'è di nuovo una frase che Heidegger riprende da Kierkegaard. Quando ci chiedono ma di cosa sei angosciato, noi rispondiamo di nulla. Perché l'angoscia è appunto l'angoscia del nulla, insomma. In Kierkegaard l'angoscia fa sì che il singolo possa compiere il salto nella vita religiosa. In Heidegger questo non c'è, insomma. Anzi, in Heidegger l'angoscia è proprio ciò che fa sì che l'esserci si infutura, si apre al proprio passato e si riconosce come essere stato, però è lucidamente consapevole della propria finitezza. Anche questa è un'altra delle novità heideggeriane, cioè in Heidegger la finitezza, questo limite temporale in cui l'esserci esiste, non è mai guardato con pena, non viene mai invocato l'immortalità, non si dice mai vorremmo essere tutti immortali. In Heidegger non c'è assolutamente questo. Per Heidegger, voglio dire, invece la finitezza è guardata per quello che è. Non c'è neanche una qualche consolazione di natura filosofica o di natura religiosa, assolutamente. Anzi, Heidegger dice che la storia della filosofia, in fondo, è il tentativo che tutti gli uomini hanno compiuto, no, di dare un senso alla propria vita in maniera diversa. Chi ha parlato di mondo delle idee, e dunque l'immortalità è stata vista sul piano filosofico, chi ha parlato invece di spirito, e allora siamo nella filosofia hegeliana, ma in generale c'è sempre stato questo tentativo di riscattarci dalla finitezza e dalla morte. E in Heidegger non c'è assolutamente nulla di tutto questo. Ecco, l'altro elemento che volevo sottolineare è che apparentemente ci sono delle analogie con la concezione del tempo di Agostino, perché in Agostino è la coscienza che rende presente il passato come ricordo, presente il futuro come aspettazione. Ma in Heidegger invece è rovesciato. È la coscienza che si fonda nel tempo, cioè non è il tempo che si fonda sulla coscienza, perché è l'esserci che si storicizza, è l'esserci che si temporalizza. E di nuovo un'altra analogia apparente c'è con
di nuovo con Hegel, quando Hegel dice che tutto sommato nella fenomenologia dello spirito, Hegel dice no, la struttura della il tempo è la struttura della coscienza. Però poi Hegel dice qualcos'altro, dice lo spirito nella sua interezza e nel tempo, lo spirito appare nel tempo fin tanto che non coglie il suo concetto puro, vale a dire finché non elimina il tempo. Ecco, di nuovo ritorna quel tema dello spirito assoluto, perché lo spirito assoluto nella filosofia hegeliana, nel momento in cui raggiunge la piena consapevolezza di sé nella filosofia, a quel punto azzera il tempo. Questa è anche la concezione, qui c'è anche la concezione della storia di Heidegger, legato al tema del tempo, il tema della storia. Quando Heidegger, intanto Heidegger comincia col sottolineare che c'è una differenza tra storiografia e storia, nel senso che noi parliamo di storia, in realtà intendiamo la storiografia. Ecco, la storiografia ha per oggetto che cosa? Il passato, a partire dal presente. Dunque, ancora una volta, il tema centrale è il presente che si rivolge al passato, mentre, come abbiamo visto, in Heidegger è il futuro, invece, e l'infuturarsi, che rende possibile addirittura, lui dice, la ripetizione. Ancora una volta è un termine kierkegaardiano, perché la ripetizione è il riconoscersi per l'essere stato e per l'esserci che si è, insomma. Ma questo è proprio il futuro che permette questa ripetizione. E siccome non è, l'esserci non è semplice presenza, l'esserci non può essere visto come passato. E per storia egli intende appunto lo storicizzarsi dell'esserci, attraverso la decisione anticipatrice che è la morte, come dicevamo, in cui l'esserci assume il proprio passato e si tramanda nel futuro. Questa è la storicità autentica, questo è il destino, in cui Heidegger dice: la storia non ha il suo peso essenziale né nel passato né nell'oggi e nella sua connessione con il passato. Ce l'ha invece nell'autentico storicizzarsi dell'esistenza quale scaturisce dall'avvenire dell'esserci. La storia ha la sua radice essenzialmente radicata nel futuro, che è proprio la morte. Io nel libro vedo tante cose, ogni volta che lo rileggo ci trovo sempre qualcosa di nuovo, e ogni volta ricordo quello che ha detto una volta Cacciari, no? Che è sicuramente il libro più interessante, Essere Tempo, il libro più interessante del Novecento. Io ci ritrovo la drammaticità dell'esperienza della Prima Guerra Mondiale, l'angoscia per il destino di una Germania davvero umiliata e offesa dalla Conferenza della Pace, umiliata con il trattato di Versailles, il diktat, offesa per essere considerata l'unica responsabile della guerra. Ma poi ci ritrovo anche l'altro aspetto, cioè, il dibattito degli intellettuali tedeschi di quel tempo, proprio con gli intellettuali tedeschi che prima della guerra, in quel famoso agosto del 14, insistevano sulla superiorità della cultura tedesca sulla civilisation francese, per indicare invece che la superiorità dei valori che la cultura tedesca impersonava rispetto invece a quelli francesi, che in realtà non erano valori ma era la ricerca del benessere, insomma, del benessere materiale. E io credo che tutti questi temi siano presenti. E in effetti in questo libro del 27, in cui tutte queste angosce degli intellettuali, delle menti più lucide della Germania sono presenti, fanno dimenticare forse, o mettere perlomeno tra parentesi, questo autore pieno di contraddizioni e forse anche leggermente pusillanime, insomma, in quella sua adesione che ci fu, poi tornò indietro, poi lasciò il rettorato, poi difese gli studenti ebrei che secondo i nazisti non dovevano frequentare l'università, però non disse mai niente contro, non si pronunciò mai contro l'antisemitismo. La sua amante era una donna, era una filosofa ebrea, cioè contraddittorio e forse anche pusillanime.
già parlato. Allora, in queste presentazioni della tematica del tempo, da parte della dottoressa Andreucci per Bergson e della professoressa Campisi per quanto riguarda Heidegger, credo che sia opportuno fare un raffronto con quella che è la nostra impostazione, perché ovviamente ognuno può trovare degli aspetti interessanti in rapporto alle proprie preferenze, ai propri orientamenti, per certe interpretazioni di tematiche fondamentali della nostra esperienza. Il tempo certamente è una tematica fondamentale della nostra esperienza. E naturalmente questi temi possono essere visti sotto diverse letture, sotto diverse prospettive, e possono presentare un certo fascino in rapporto ai sentimenti che suscitano, in rapporto all'inquadramento emotivo in cui vengono trattati. Ecco, dovendo appunto considerare queste tematiche in relazione a quello che è il nostro problema, il problema della personalità, noi ci chiediamo quali aspetti vengano messi in luce, ecco, da queste visioni che possono presentare tra di loro sorprendenti analogie, ma anche sostanziali differenze. E per poterci orientare, noi abbiamo sempre ricercato una soluzione ponendoci da un punto di vista storico. Il punto di vista storico è quello nel quale si colloca innanzitutto la personalità, perché la personalità si sviluppa come coscienza che attraversa un suo sviluppo, e quindi si crea, questa personalità si crea storicamente. Sappiamo che si crea attraverso antitesi, attraverso contrasti, e la personalità in sé è un'antitesi, un contrasto, perché non si può capire la personalità se non si fa riferimento alla coscienza che ha questa stessa personalità, la coscienza dell'io in sostanza. La coscienza dell'io è una coscienza di antitesi tra la propria interiorità e la propria esteriorità. E quindi ecco già subito queste due diverse determinazioni. Una che fa riferimento all'io, al soggetto, per cui il soggetto è la prima determinazione dell'esperienza e quindi è la prima condizione dell'essere. Il mio essere è quello che viene prima. E non si può pensare ad un essere che sia antecedente al mio essere dal punto di vista della mia coscienza. Dal punto di vista della mia coscienza, io prendo coscienza dell'altro, dell'oggetto, come essere che è al di fuori di me, in quanto presuppongo il mio essere. E poi c'è l'altra posizione, quella dell'oggetto, che è la posizione naturalistica, la quale appunto afferma che invece l'essere, in quanto essere, con tutte le sue determinazioni, è già presente indipendentemente da me. Tanto è vero che prima che io fossi il mondo c'era, e c'era la storia, e c'erano gli altri esseri, e c'era tutto l'universo. E quando io non ci sarò più, l'essere ci sarà sempre, ed è un essere oggettuale, ed è una realtà che quindi si pone come antecedente assoluto al mio essere, e di fronte alla quale il mio essere che cos'è? Praticamente non è niente. Io che cosa sono da un punto di vista della positività dell'essere assoluto? In realtà la mia soggettività non è nulla, e se io voglio studiare questo essere da un punto di vista naturalistico o da un altro punto di vista qualunque, anche da un punto di vista teologico, mettiamo, l'essere in genere per il teologo si concepisce come l'essere divino, l'essere assoluto, dove è incluso anche l'essere mondano, è incluso anche il mio essere spirituale come anima. Quindi da questo punto di vista, che cosa sono io? Sono nient'altro che una determinazione di questo essere assoluto. E per quanto riguarda appunto tutta la realtà potrà essere differenziata in vario modo, si potranno individuare diversi aspetti di questa realtà, individuare anche diversi oggetti, ma questi oggetti cosa saranno? Saranno sempre delle determinazioni di questa oggettualità che è già tutta data, con le sue leggi, con le sue norme. E per il naturalista questo essere sarà l'ordine universale, secondo, regolato secondo le leggi della matematica, e quindi la matematica sarà la stessa divinità,
il logo, la verità, non sarà altro che la matematica dell'universo tutta aperta e spiegata. Ma naturalmente questa matematica non può essere paragonabile alla matematica che noi conosciamo con la nostra mente ristretta e particolare. Questa non può essere altro che un contenuto particolare di tutti gli infiniti contenuti che sono presenti nell'universo. Per cui, come diceva Galileo, sì, la nostra matematica sarà, se veramente corrispondente al rigore delle leggi matematiche, simile o identica anche al pensiero di Dio, ma sarà sempre una parte infinitesima di quello che è la matematica reale, che appartiene all'universo, alla realtà, alla totalità dell'essere. E allora ecco che qui ci sono due diversi modi di concepire l'essere. Da un lato c'è l'essere che è il mio essere, che dal momento stesso in cui io rifletto, mi pongo nel mondo, presuppongo come l'essere, perché senza il mio essere posso concepire che possa esservi qualcosa nella mia esperienza. E da che cosa posso partire se non dalla mia esperienza? Se parto dalla mia esperienza, senza la mia esperienza, senza il mio essere, senza il mio io, non c'è niente. E dall'altro lato invece c'è la posizione dell'oggettualità che dice: no, tu non puoi negare che l'essere sia antecedente alla tua realtà e che questo essere continui anche quando venga meno la tua realtà, che appunto è limitata in uno spazio temporale che è infinitamente ristretto, che è una determinazione dell'essere, perché in questo caso anche il tempo non sarà una determinazione che appartiene a me, sarà una determinazione che appartiene alla realtà esteriore. E si potrà chiedersi anche se ha un senso parlare di tempo per il mondo esteriore, come appunto si chiedeva Agostino, ma per Dio c'è il tempo? Il tempo ci può essere per il mondo, che appunto a un certo momento viene creato e allora segue un certo percorso temporale, poi quando finisce il mondo, quando ci sarà l'Apocalisse, finirà anche il corso dei tempi, perché allora tutto ritornerà in seno alla divinità. E la divinità, sappiamo, è quello che è. La divinità è colui che si annuncia come io sono colui che è, e quindi è qualcosa che è fuori dal tempo. Il tempo è completamente assorbito nell'essere in senso assoluto. E quindi ci si pone anche la domanda se, dovendo parlare dell'essere in quanto essere, possa avere un senso parlare di temporalità. Per parlare di temporalità dobbiamo uscire fuori dall'essere, che nell'essere in quanto essere non c'è, può essere altro che una legge di assoluta necessità che è quella che è e non può cambiare. Se la legge non cambia, è sempre uguale, e se vale la legge dell'assoluta identità A uguale A, il tempo non esiste. Il tempo può esistere in quanto noi passiamo alla dimensione del non essere, cioè la posizione della nostra interiorità, del soggetto, che appunto in quanto afferma se stesso, nello stesso tempo non può fare a meno di negare se stesso, perché si trova sempre, costantemente, a confrontarsi con l'esteriorità, cioè col proprio non essere, perché l'oggetto, in quanto oggetto, che si annuncia come essere assoluto, è la negazione del mio essere. E se io voglio essere, devo continuamente vincere un contrasto con questo essere che si trova nella mia esteriorità, ma si trova persino poi anche nella mia interiorità, perché sappiamo, in base a quelle che sono appunto le nostre esperienze, che vengono in maniera drammatica esplicitate dalle psicologie analitiche, eccetera, ma anche senza fare ricorso alle psicologie analitiche, sappiamo che il principale antagonista di noi stessi siamo noi stessi, e quindi ci troviamo continuamente in conflitto con le nostre idee, con i nostri pensieri, i nostri sentimenti, e questo è conosciuto anche dal pensiero teologico, dal pensiero greco. Insomma, il soggetto è un individuo, l'io, il mio io, è continuamente in lotta con se stesso, perché si chiede quale sia la migliore forma da adottare nel suo rapporto con gli altri, con i suoi sentimenti, con le sue idee. E quindi, se nello stesso tempo in cui la personalità
si costruisce concretamente come realtà, deve continuamente confrontarsi col proprio stesso lavoro, il lavoro con cui egli costruisce la sua vita, la sua esistenza, il suo rapporto col mondo, che non è mai una costruzione definitiva, mai compiuta, sempre problematica, e lo porta sempre di fronte a nuovi problemi, nuove difficoltà, nuovi ostacoli da superare, e quindi è un lavoro infinito, che, di cui non si può stabilire a priori una fine, una conclusione. Quindi l'essenza del soggetto, dell'io, della personalità, è questo costante confronto tra il mio essere, che sono io, e che non sono in quanto devo realizzarmi, e devo realizzarmi attraverso il confronto con quello che è il mio non essere, che è appunto il mondo, la mia corporeità, l'altro, la trascendenza, tutte determinazioni che mi pongono di fronte alla limitazione del mio essere, cioè al mio non essere, perché tutte queste determinazioni poi a che cosa aspirano? Aspirano ad essere l'essere assoluto, di fronte al quale io non sono. E allora ecco che se mi trovo di fronte all'altro, l'altro si porrà innanzitutto, sappiamo, il bambino di fronte alla madre, l'altro è la madre assoluta, rappresenta il modello della personalità, dell'essere, di quello che accudisce, che dà il nutrimento, che dà la possibilità al bambino la possibilità della vita, dello sviluppo del proprio essere, del proprio io, e quindi il bambino è completamente dipendente da questa alterità, come il bambino è completamente dipendente da quello che è il mondo in tutte le sue determinazioni limitanti, la mia corporeità, per cui dal mondo devo aspettare i mezzi della mia sopravvivenza, il nutrimento, la protezione da tutte quelle che sono le condizioni di vulnerabilità del mio corpo, e quindi in definitiva troviamo di fronte al problema della corporeità, che è l'estrema posizione del mio essere e del mio non essere. Per cui di fronte alla corporeità è chiaro che noi ci troviamo di fronte sia alla condizione della possibilità del mio essere in quanto vita, in quanto rapporto col mondo e con l'alterità, e nello stesso tempo sappiamo che nel corpo ci sono tutte le determinazioni del mio non essere, sia come condizione di bisogno, condizione di defettività, condizione di vulnerabilità. Questo lo possiamo anche constatare, appunto, tutte queste cose le possiamo constatare poi concretamente anche nei trattamenti dei nostri pazienti, soprattutto nei casi di psicosi, dove queste cose vengono espresse nella maniera più esplicita. C'era appunto uno schizofrenico che diceva: il corpo, il mio corpo è il mio principale nemico, è il mio nemico. Perché? Perché il corpo è quello che presenta le necessità più impellenti che mettono di fronte il soggetto nelle condizioni del proprio essere o del proprio non essere. E se appunto il corpo è protetto, se si appoggia a tutte quelle figure e tutte quelle condizioni dell'oggettività che gli consentono un'integrazione con il mondo esterno, il corpo sopravvive, altrimenti perisce. E se perisce sono io che perisco, non è un corpo qualunque, non è che si dissolva un meteorite nello spazio, chi si dissolve sono io, il mio essere, e percepisco perciò nel corpo concretamente la possibilità della mia dissoluzione e della mia morte. Chi è che mi può garantire la sopravvivenza e può garantire il mio essere alle origini? Ci deve essere una figura che sia la madre naturale, o che sia un'altra figura che svolga queste funzioni della madre, sarà una madre. Quindi la condizione originaria del mio essere è rappresentata dalla dipendenza. Ma se la mia condizione è la dipendenza, allora io non sono, perché se sono dipendente l'essere non appartiene a me, appartiene ad un altro. E io non desidero essere dipendente. Se quando desidero il mio essere, io desidero la mia autonomia. Ed ecco che allora nasce il conflitto. Il conflitto è la competizione, il confronto,
la lotta contro l'oggetto, che è la condizione del mio essere, ma nello stesso tempo è anche la condizione del mio non essere, che io devo in qualche modo integrare in me. Ed ecco allora il problema dell'integrazione, il momento del metodo, che quale può essere il metodo per garantire questa integrazione, eccetera. Ma tutto questo, dicevamo, non è che venga teorizzato in maniera esplicita e completa sin dagli inizi della storia del pensiero occidentale, però tutti questi temi sono riconoscibili sin dai primordi, sì, come abbiamo detto, sì, dall'epoca dell'uomo primitivo, il quale appunto nella caverna cosa fa? Esprime i suoi stati d'animo, appena ha la possibilità di tracciare sulle pareti una qualche visione del mondo, e disegna per esempio un punto circondato da un cerchio, e in questa immagine, in questo punto circondato dal cerchio, noi abbiamo appunto una possibilità di capire quale può essere l'animo dell'individuo che si trova nell'universo, è disperso nell'universo e nello stesso tempo si sente come il punto di riferimento di tutto l'universo. E questa è la condizione dell'uomo, perché l'uomo si è sempre sentito così: o un punto disperso nell'universo, quindi un niente, oppure il punto di riferimento di tutto l'universo. E questo accade in tutte le filosofie, in tutte le religioni. Questa è una costante, perché anche nella religione che dice che Dio è tutto, e questo Dio però a un certo momento sente il bisogno di creare. Che cosa crea? Crea il mondo, e poi al centro del mondo che ci mette l'uomo. Quindi è stato detto, Dio ha bisogno degli uomini, perché se ne sta con le mani in mano, così, senza far nulla, anche Dio a quanto pare non è del tutto soddisfatto, gli manca qualcosa. Quindi l'io, il soggetto, si è visto sempre o come un qualcosa di insignificante, il sogno di un'ombra, l'ombra di un sogno e la vita dell'uomo, no? Diceva un lirico greco, quindi un niente. E nello stesso tempo sarebbe come il sale dell'universo, quel microcosmo che si identifica però col macrocosmo, che è la copola dell'universo, quindi è il capolavoro della natura, è il capolavoro della divinità che l'ha fatto simile a se stesso. E dopo ci chiediamo, è l'uomo che è stato fatto simile a Dio o è Dio che viene immaginato simile all'uomo? E questo è un interrogativo che noi troviamo anche quando facciamo la critica del pensiero religioso. Comunque è chiaro che il punto di partenza è sempre l'uomo. E quest'uomo naturalmente non è un essere naturale, quello che incomincia a differenziarsi dalla scimmia e poi diventa il pitecantropo e poi l'homo sapiens, eccetera, eccetera. Questo è l'uomo in senso naturale. Ma per parlare di uomo, noi intendiamo quell'uomo che siamo noi, cioè in pratica, per chiunque abbia coscienza di sé, il proprio io. Questo è l'uomo. L'uomo che appunto è cosciente di questa antitesi, di questo contrasto, di questa problematica, per cui è nello stesso tempo essere e non essere. Per cui non si può immaginare l'essere disgiunto dal non essere. Eppure questa è stata una delle caratteristiche della filosofia occidentale, la disgiunzione dell'essere dal non essere. Si è immaginato che per poter capire la realtà, per poter comprendere il mondo, per poter capire la propria collocazione nel mondo, occorresse individuare l'essere in quanto tale, l'essere che è costante, sempre uguale a se stesso, perfettamente reale, perfettamente razionale. Quindi non i fenomeni, non le sensazioni che vanno e che vengono, non ciò che si svolge sul piano della temporalità e della spazialità, ma l'essere puro nella sua assolutezza. E di volta in volta si è cercato di identificarlo con qualcosa che però fosse rappresentabile. Adesso allora la sfera di Parmenide, che è l'essere tutto compatto, tutto uguale nelle sue parti, indivisibile, perché questo è
una questione fondamentale. L'essere deve essere indivisibile, è come il punto geometrico, e il punto geometrico è ciò che non ha parti, quindi non è divisibile. Deve essere assolutamente unico, incomparabile con qualsiasi altra cosa, perché se esistesse qualche altra cosa non sarebbe più l'essere che l'essere. L'essere deve essere la totalità, l'unità, l'indivisibilità. Il che poi sappiamo che non è rappresentabile. Tanto è vero che in Hegel, quando si cercava di parlare, di dare una configurazione logica alla dialettica, ci si chiedeva: ma che cos'è questo essere? Se questo essere è tutto uguale a se stesso, è indifferenziato, non si possono distinguere parti, non si possono distinguere nulla che lo contraddica, perché è tutto, è l'indifferenziato in senso assoluto. Questo essere è uguale a niente, è il niente, non è nulla. Perché ciò che non è differenziato, che non è in qualche modo individuato, che cos'è? È una forma vuota, come già diceva Aristotele. La forma, se non ha una materia sulla quale si può immaginare, sì, Dio, che è la forma delle forme, dove la materia è completamente risolta nelle forme, però chi lo può concepire, chi la può concepire questa divinità assoluta? È l'essere assoluto, ma appunto l'essere assoluto praticamente equivale a niente, nulla. Perché ci possa essere una realtà, ci deve essere una differenziazione, ci deve essere una specificazione, la quale però appunto comporta un elemento di negatività inerente all'essere. Omnis determinatio est negatio, diceva Spinoza, no? Inseguire questo essere in quanto essere è sempre stato un compito disperato della filosofia. L'essere che si contrappone alla personalità, perché la personalità è qualcosa di limitato, di finito, di contingente. E la personalità, il pensiero, la logica, la ragione, vuole l'essere in quanto tale. Quindi si tratta di vedere se si può dare del tutto ragione anche a Heidegger quando sostiene che la filosofia a un certo momento ha smarrito il tema dell'essere, perché questo tema dell'essere si trova ricorrente continuamente anche in Cartesio, in sostanza, quando Cartesio introduce il principio del cogito. La prima realtà è il cogito, sono io, cogito ergo sum. Sono io, ma che cosa sono io? Sono l'essere? No, io sono un barlume dell'essere, io sono in quanto riconosco in me l'essere, ma l'essere non sono io. Io parto sì da questo principio dell'io, cogito ergo sum, in quanto penso mi riconosco come essere, ma non sono tutto l'essere. L'essere in quanto essere è la divinità, è l'essere assoluto, la ragione assoluta. E questo lo ritroviamo poi in tutta la successiva filosofia occidentale. Troviamo innanzitutto in Spinoza. Questo essere, che cos'è? È la realtà geometrica del mondo, la ragione geometrica, l'assoluta necessità. E di fronte a questo essere, cosa sono io? Tu non sei niente, tu sei qualcosa se hai la coscienza di appartenere, cioè una coscienza di appartenenza, di essere integrato, dissolto in questa assoluta totalità dell'essere, dell'assoluta necessità, che di fronte a te appare sotto due determinazioni, della sostanza estesa e della sostanza che pensa, pensante, della sostanza pensante, cogitans. Ma queste due sostanze, queste due realtà, diciamo, non sono altro che due determinazioni della infinita realtà dell'essere assoluto. Quello che a te appare di questo essere, quello che tu puoi conoscere o puoi percepire in qualche modo, perché l'essere ha infinite determinazioni, queste infinite determinazioni poi si realizzano in infiniti modi, modi che magari a te possono anche non piacere, perché tu trovi che nel mondo c'è il bene e il male, ci sono le cose belle e le cose brutte,
ci sono le cose buone, le cose cattive, e quelle che ti piacciono o non ti piacciono. Queste sono distinzioni che puoi fare solo attraverso la tua immaginazione o i tuoi, le tue inclinazioni personali, le tue passioni, le tue particolari determinazioni sensibili. Ecco, ma in realtà tutto ciò che è esiste ed è in quanto c'è una ragione perché sia così e non altrimenti. E questa è la condizione perché le cose esistano, che ci sia una ragione necessaria e sufficiente perché le cose esistano così come sono. E tutto ciò che è in quanto ha una ragione per esistere, ed esiste così, è bene, perché il bene è ciò che corrisponde a questa legge di necessità. La legge di necessità è la legge della ragione, e la ragione domina il mondo. Sono le leggi matematiche, le leggi geometriche che dominano il mondo. Questo è il bene, che a te piaccia o non piaccia, piace alla realtà assoluta, che è quella di Dio, e la divinità è l'assoluto. Ed è una realtà geometrica, è una realtà che non si può neanche concepire in termini di personalizzazione, perché chi ha una personalità è, che cos'è? È sempre qualcosa di limitato. E la personalità, sappiamo, si pone nei termini appunto di un essere che però ha sempre in sé delle determinazioni limitative, che in un certo modo limitata nello spazio, limitato nel tempo, che è qui e ora, e quindi non è un vero essere, potrà essere vista come una determinazione particolare dell'essere assoluto, che noi non possiamo afferrare naturalmente perché la nostra condizione è limitata e finita. E allora, appunto, com'è che si arriva alle diverse concezioni del tempo? Dal punto di vista, appunto, dell'assoluta realtà dell'essere, sia concepita in termini naturalistici, matematistici, ossia concepita anche in termini teologici. Insomma, il tempo è qualcosa che non ha una sua realtà autonoma. Per esempio, nel caso di Agostino, ha una sua ragione di essere nell'ambito della progettualità divina. Ma il tempo ha un altro significato, appunto, se noi lo riferiamo alla nostra interiorità. E allora, questa interiorità come la concepiamo? Vediamo appunto che ci sono dei filosofi che l'hanno concepita come un fluire ininterrotto di novità o di esperienza che esiste a sua volta però indipendentemente da noi. Noi non è che produciamo questa ricchezza, questa creatività, la viviamo, possiamo parteciparvi. Partecipiamo in maniera tipica appunto nell'esperienza artistica, nell'esperienza mistica, quando abbiamo uno slancio creativo che ci porta appunto a condividere questa creatività che è qualcosa di reale nella natura, che si contrappone nella natura a ciò che invece è inerte, passivo, che oppone resistenza, che è fonte di inerzia, di passività, di limite a quello che dovrebbe essere invece la continua rinascita della nostra interiorità. E per questo appunto dobbiamo immaginare che esista appunto una realtà che è anche in natura, perché appunto si immagina che appunto anche nel vivente, nelle forme biologiche, ci sia questo slancio creativo. Ecco, ma anche qui cosa troviamo? Troviamo che noi in realtà non produciamo questo slancio creativo, questa temporalità creativa che si svolge nella natura, non la produciamo, noi la riceviamo, assistiamo a questo slancio creativo, possiamo partecipare, ma allora in questo caso possiamo dire di avere raggiunto anche noi una partecipazione all'essere, ma noi non siamo l'essere, noi partecipiamo, possiamo partecipare a questo essere, allora nei momenti felici in cui realizziamo appunto questa partecipazione, sia attraverso
un'esperienza felice della nostra esistenza, un atto creativo artistico attraverso l'amore che troviamo nel mondo e nella compartecipazione a questo amore con un'altra persona o in un'idea creativa di qualsiasi altro tipo, noi viviamo questo slancio che però in definitiva non siamo noi. Noi siamo vissuti da questa realtà creativa, non la creiamo, come appunto accade nell'inconscio freudiano. Noi siamo vissuti da potenze che noi non conosciamo e che non possiamo dominare. Queste potenze sono gli istinti, sono l'inconscio, sono le pulsioni, saranno gli archetipi junghiani, sono tutte potenze che sono fonte di vita, ma possono anche essere fonte di morte, di perdizione, e che ci rendono partecipi di questa realtà, che non è più la realtà dell'oggetto inerte, la realtà appunto naturale, ma è sempre una realtà che di fronte alla nostra coscienza si pone come un contenuto. Noi siamo il contenitore di queste esperienze, viviamo queste esperienze. Infatti appunto i fenomenologi che cosa dicono? Che noi non è che viviamo noi queste esperienze, noi siamo vissuti da queste esperienze. L'esperienza è un'esperienza vissuta alla quale noi partecipiamo passivamente, per cui anche i valori etici, sociali, religiosi, eccetera, sono già presenti in una sfera trascendente, così come presenti esistevano le idee platoniche, e questi valori non è che siano creati da noi, no, si presentano alla coscienza e noi siamo chiamati da questi valori, quindi noi siamo determinati da questi valori. Tutto questo. Quindi noi siamo sempre, non propriamente soggetti, ma oggetti di una realtà che ci trascende. E quindi noi ci troviamo sempre di fronte ad una trascendenza. Quindi questo tipo di trascendenza noi la troviamo in Bergson. E la troviamo... È partito con l'intuizione come un atto creativo personale, poi è sconfinato dalla metafisica. Ma se è intuizione, è intuizione di qualcosa. Psicologico e poi metafisico. Appunto. E difatti abbiamo questa metafisica dell'evoluzione creatrice, dello slancio vitale, eccetera, al quale si auspica che noi possiamo partecipare in qualche modo, come partecipiamo, attraverso l'intuizione artistica, attraverso anche i sogni, per dire, anche i sogni possiamo partecipare a questo mondo che si può presentare anche come un mondo magico, un mondo surreale. Superare il velo di mare, squarciare questo velo di mare, l'arte deve fare. E quindi che va al di là della dimensione naturale, ma soprattutto va al di là della nostra coscienza, perché la nostra coscienza recepisce queste cose, ma non in quanto abbia il potere di penetrarle, no, ma in quanto è penetrata. La coscienza è sempre penetrata dalla realtà, da questa realtà creativa, che può illuminarla, può dare un senso alla sua esistenza, perché in sé la coscienza è smarrita, è opaca, non ha un senso in sé. Il senso lo può ricevere solo se è in qualche modo privilegiato, in quanto questa realtà creativa, illuminante, lo sceglie per dargli una vocazione. Allora potrà essere una vocazione artistica, potrà essere una vocazione religiosa, potrà essere qualsiasi altra vocazione, potrà essere... E la stessa cosa poi si verifica appunto nella condizione di Heidegger. Qui appunto il dramma si presenta più palese, qui abbiamo l'aspetto negativo, perché nell'altro caso si immagina che ci sia una realtà positiva che possa dare un senso alla vita, possa portare l'individuo
ad esperienze di carattere eccezionale, che può essere l'esperienza eroica, mettiamo d'un d'annunzio, un'esperienza estetizzante, un'esperienza religiosa, di riformatore sociale. Insomma, tutte queste cose come sono viste? Non sono viste come la creazione di un individuo, ma come una rivelazione di una realtà trascendente che sia propria di questo individuo. Questo individuo è preso, è trascinato da questa forza superiore che lo spinge a raggiungere delle mete che l'individuo ordinario non è in grado di assolvere. E allora abbiamo appunto l'individuo eroico, l'individuo unico, il superuomo. Ecco il mito del superuomo, il superuomo che appunto realizza qualche cosa che poi egli stesso non è in grado di comprendere intellettualmente. Perché questa forza, che è una forza mistica, luminosa, ecco, lo travolge, lo assorbe, se ne impossessa, per cui egli è lo strumento di questa forza. Ma del resto qualcosa del genere noi lo troviamo anche in Hegel, tanto è vero che appunto in Hegel gli individui cosa sono? Non sono altro che dei mezzi, degli strumenti per la realizzazione di un disegno trascendente che l'individuo singolo con la sua mente limitata e finita non è neanche in grado di immaginare, lo può soltanto così vagamente intuire, ma lo spirito del mondo persegue i suoi disegni e non è che appunto li riveli esplicitamente agli esseri umani. Gli esseri umani sono i suoi strumenti e eventualmente si può rivelare in maniera più significativa in un individuo unico, per esempio Napoleone, che appunto realizza il principio. L'eroe cosmico. L'eroe cosmico. Diceva Vicco, sono queste persone. E quindi noi ci troviamo quindi fronte appunto ad una situazione drammatica come quella illustrata dalla concezione esistenzialistica heideggeriana. Ma da che cosa deriva questa concezione? Deriva proprio dalla. Da questa idea che troviamo dominante in tutta la filosofia europea della necessità di rivolgere il nostro interesse, il nostro sforzo speculativo alla definizione dell'essere in quanto essere. Ma l'essere in quanto essere non è niente. Che se noi lo immaginiamo in qualche modo definito, allora questo essere che è tutto, ha tutte le determinazioni, che si definisce, allora si traduce nel mondo del non essere, abbiamo l'esserci, l'essere determinato. L'essere determinato possiamo essere anche noi. Possiamo anche immaginare appunto la divinità che si traduce nell'uomo, si traduce nella coscienza di questo esserci che è un essere di fronte a niente. Perché a un certo momento è come se l'essere, che è tutto, come il bambino che è tutto, a un certo momento si rendesse conto che in realtà è determinato, è finito, è qui, è ora, e in qui, in questo essere qui e ora, si consuma la possibilità del suo essere o del suo non essere. E la madre gli dà la pappa e allora c'è, e raggiunge lo stato di beatitudine infinita. Non gli dà la pappa e il bambino si dispera, è finito, vive la condizione del non essere. E allora, come si configura in questo caso il tempo? Il tempo è annullato quando il bambino raggiunge la suprema beatitudine, ma il tempo è anche annullato quando il bambino raggiunge la condizione del non essere assoluto, perché in quel momento, nel momento della morte, non c'è più tempo. Il tempo è nella possibilità di dilazionare questa possibilità della morte. Allora il bambino aspetta di essere portato al seno della madre. Queste sono tutte condizioni che sembrano banali, ma in realtà vengono vissute drammaticamente quando lo schizofrenico parla di questa situazione in cui si è venuto a trovare perché la madre lo trascurava o perché la madre non aveva il latte e si è trovato proprio nelle condizioni di essere al limite della morte, perché nessuno si era accorto che era in uno stato di denutrizione, che soffriva la fame, che soffriva la sete. E allora, cosa significa esserci? Significa essere in questa condizione in cui appunto si è di fronte sia all'essere o non essere. E questo essere o non essere non dipende da noi,
dipende da qualcun altro, perché è qualcun altro che attraverso l'intervento soccorrevole, amorevole, si prende cura di noi. Se si prende cura di noi, quindi l'attesa, lo stato d'animo dell'attesa, che cosa è? Deve avere come corrispondente la cura. Qualcuno si deve prendere cura di noi. Anche in questo caso la cura è un fatto attivo, noi ci prendiamo cura, è l'altro che deve prendersi cura di noi. Noi siamo passivi, noi non abbiamo nessun potere, non possiamo prenderci cura di niente. Il bambino che nasce non può prendersi cura di niente, sono gli altri che lo devono curare. E se lo curano, potrà sopravvivere. E quindi ampliare questo orizzonte del suo esserci limitato e finito. E se non si prende cura, questo orizzonte si restringe e il gioco è finito. E quindi qui si sviluppano appunto tutti i sentimenti fondamentali. Il rapporto della persona con l'essere, e qualora sia, l'essere sia concepito ontologicamente, è già chiuso in partenza, perché l'essere è tutto, il soggetto non è niente. E tutto ciò che noi possiamo dire di questo soggetto è che è condizionato dall'essere assoluto, quindi nel caso specifico dall'alterità, e con tutte le conseguenze appunto che ne derivano dal punto di vista emotivo della mia soggettività, perché io come sentimento cosa voglio? Come sentimento voglio essere, e non solo essere qualcosa, voglio essere tutto. C'è il sentimento dell'infinito nel soggetto. Ora, appunto, nella concezione di Heidegger questo non risulta, ma in realtà il soggetto che è qualcosa vuole essere infinito. Si può immaginare che non voglia essere infinito appunto soltanto se si parte dall'idea dell'essere in quanto essere, ma se parto dall'idea dell'essere in quanto io, che sono soggetto, io voglio essere tutto, anche nell'estrema miseria della mia nascita, dell'estrema dipendenza da questa figura onnipotente della madre, io aspiro ad essere figlio di Dio. Il bambino nasce in una stalla e ridotto ad una condizione animalesca sulla paglia tra un asino ed una vacca, però pensa di essere il figlio di Dio e pensa che si aprano i cieli, che gli angeli proclamino la gloria del Signore della sua nascita e gli dicano che lui, gli suggeriscano all'orecchio che egli è il figlio di Dio predestinato alla salvezza del mondo. Questo è un tema importantissimo. Chi nasce, viene nel mondo, è predestinato a salvare il mondo. E Dio, quando nasce, pensa di dover rivelare a tutto il mondo il segreto della salvezza. Sono tutte tematiche che noi troviamo poi concretamente quando trattiamo le persone che vengono definite malate di mente, definite così. In realtà ci dicono delle verità, verità fondamentali, sulle quali occorre riflettere, perché sono questi sentimenti che sono alla base dell'uomo sin dalle origini, per cui l'uomo rivendica a sé la suprema maestà dell'essere. Egli è il re dell'universo, è figlio di Dio, anzi figlio di Dio, è Dio stesso, non è figlio di Dio, è Dio stesso. Sentiamo se qualcuno vuole chiedere qualcosa. Bene, allora forse diciamo tutto. Comunque dobbiamo dire che appunto in questa concezione heideggeriana si illustra in realtà una particolare condizione del sentimento umano quando si trova